Peppone Calabrese qui in Canavese per una puntata di Linea Verde, veramente un'occasione unica per noi calavesani. Con grande piacere ed onore sono venuto in Canavese, ho delle relazioni che mi portano ad amare questo posto in maniera importante e non lo dico solo perché sono qui, anzi chi mi conosce sa bene che questo è un fatto vero. E poi apprezzo moltissimo il modo di fare, il modus, proprio l'anima di queste comunità, perché sono riservate, è vero, forse anche troppo, però è anche vero che sono molto attaccate al territorio e questo è l'humus sul quale si può far crescere invece tutto quello che lo sviluppo e il futuro, per poter provare a far sì che i figli vedano dove è nato il loro padre e la loro madre. E questa è una cosa che secondo me bisogna coltivare e continuare a buttare semini. È vero che Canavese è molto chiuso, sottolineiamo il fatto che sono stati 3 sindaci in particolare che cercano di fare qualcosa per il territorio e quindi vi hanno coinvolto. Abbiamo trovato, più che coinvolto, le redazioni si muovono in maniera autonoma. E abbiamo trovato in questa progettualità sicuramente un buon momento di racconto. La narrazione passa anche da queste sinergie. Quindi quando vediamo che ci sono 3 comunità che lavorano così bene insieme, è chiaro che cresce la pilla anche a livello mediatico, funziona meglio, oltre a tutte le tipicità che qua è inutile raccontare, cioè ne avete tante come ce le hanno in tutta Italia. Però poi che cosa fa scattare la molla? Il fatto di avere una visione. E qui mi sembra che la visione ci sia e noi siamo contenti di raccontarlo, anche perché noi facciamo una narrazione sempre molto autentica, vera e puntuale, e in questo caso l'abbiamo trovata e siamo felici. Una piccola anticipazione, in quella puntata di Linea Verde dedicata al Canavese, cosa si vedrà? non posso spoilerizzare assolutamente. Quali territori? I territori sono questi, sono Aie, Castellammonte, c'è San Giorgio, c'è anche qualche altro paesino, ci sono delle eccellenze importanti che andremo a raccontare in modo tale che tutta Italia potrà vedere che cosa si fa nel Canavese, perché poi i numeri ci stanno dicendo che Linea Verde funziona, ha uno share importante, molto alto, e quindi insomma sfruttiamo questo e sfrutteremo questo per poter ancora raccontare i territori. È senza dubbio uno dei programmi più seguiti perché comunque fa scoprire le bellezze dell'Italia. Eh sì, io sono innamorato, io quando mi guardo in televisione dico ma guarda quello che fortuna che ha, perché riesci ad entrare in contatto con la gente. Quando arriviamo noi è il giorno più bello della vita degli agricoltori contadini, di un artigiano, e quindi noi dobbiamo rispettare, noi dobbiamo essere molto rispettosi di questo fare, del fare italico, dobbiamo portare questo proprio come esempio, perché è da lì che si parte. Dall'artigiano che ti accoglie nella bottega, dall'artigiano che scambia con te delle parole, che ti racconta quello che fa. È lì che bisogna assolutamente soffermarsi e narrare. La narrazione è importante, anche e soprattutto perché diventa una buona pratica. E questo fa onore, perché l'Italia è questa. Assolutamente sì.